Ciao a tutti! Oggi vi propongo il tutorial di questo pendente, veramente molto molto luminoso, grazie al centrale Swarovski da 27 mm che veramente vive di luce propria, come potete vedere. Vi sto mostrando due versioni, noi oggi nel tutorial vedremo questa qua e niente, spero che il tutorial vi interessi. Praticamente, come vi dicevo, appunto oggi nel tutorial vedremo questo qua. E se vi piace, mettete mi piace ovviamente, perché mi fate veramente un grande favore. Io ve lo ripeto ormai tutte le volte. E iscrivetevi al canale, condividete il tutorial sui social network. E io sarò felice, very happy, happy per questa cosa. Ok, sono stupida. Vi lascio alla lista dei materiali. E mi raccomando, se lo riproducete. Fatemelo vedere, lo vedrò veramente con piacere. Trovate tutti i riferimenti qua sotto nell'info box. Baci e buon tutorial. Vediamo ora il materiale che ci occorrerà per il nostro pendente. Innanzitutto quello che vedete inquadrato, ovvero questo Swarovski Round da 27 mm. Io sto utilizzando questa colorazione AB. Cristalla B, che come vedete è molto molto piena di riflessi di tutti i tipi. Dopodiché, quindi questo sarà il nostro pezzo focale della lavorazione, avremo bisogno di 12 Bicono Swarovski da 3 mm. Io utilizzerò questa colorazione qui, che si chiama scusate, Crystal Comet Argent Light. Ecco qui, e quindi sono da 3 mm. Poi ho scelto, sempre Bicono, ma da 4, questa colorazione qui, che è un Cyclamen Opal AB2 Pair, e quindi ha dei riflessi sul violetto, ma anche sul blu, eccetera, eccetera. Anche di questi ne occorreranno 12. Poi serviranno delle perline super duo, non ne occorrono molte, qualche grammo. Io utilizzerò queste qui che sono le Luster White, prese da Cadoro, che è questo bianco un po' perlato. E non ho contato quante ne occorrono, ma pressappoco poche, ma penso che con 40-50 pezzi ce la facciate. Comunque magari se seguite il tutorial prima, vedete quante ce ne vanno, mi spiace, ma non le ho contate prima. Con una bustina da 10 grammi ve ne avanzeranno un sacco, insomma. Poi utilizzerò delle roccaglie da 11, misura 11-0. Utilizzo questo colore qui, che è della Toho, e sono Permanent Finish Silver Lined Milky Montana. È questo bel colore azzurro-blu perlato. Pearlescente. Poi occorreranno 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Aiuto, mi sono preparata male stavolta, scusate. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vi serviranno 12 perle da 6 mm. Io utilizzerò queste qua, che sono le Pearlescent White. Non c'è il codice, vabbè, le avevo prese da Arvijoux. Comunque sono una colorazione nuova della Swarovski. E infine utilizzeremo anche dei triangoli Cheops by Pucca, Par Pucca, insomma. E uso questa colorazione qui che è, vediamo se è un po' cancellato, argento, dovrebbe essere argent. Argentee c'è scritto, non so, comunque sono oggi proprio non vuole mettere a fuoco, la vedo buia, ecco, sono questi qui che hanno praticamente due fori sopra e due fori sotto, comunque si chiamano Cheops. E come filo utilizzerò il Fireline da 0,17, quindi siamo pronti, partiamo col tutorial. Come primo passaggio prendiamo una Cheops, infiliamo l'ago. Vedete qua sopra che ci sono i due buchi e portiamola alla fine del filo. Dopodiché mettiamo sull'ago 3 rocaille da 11 e
ed entriamo nel foro subito di fianco, ok, in questo modo, stando attenti a non far sfilare, visto che dall'altra parte la lavorazione è aperta, teniamo un po' di margine, insomma, di filo per non far uscire le perline, e dovremo ritrovarci in questo modo. Ora, sul nostro ago, infiliamo un'altra rocaille da 11 e la portiamo verso la lavorazione, in questo modo. Ora ripetiamo il passaggio con un'altra cheops, quindi prendiamo, mi raccomando, sempre dallo stesso verso di come abbiamo infilato la prima, quindi teniamo sempre verso l'alto i due fori, così, e infiliamo l'ago e portiamo alla base della lavorazione. Ok, infiliamo sull'ago 3 rocaille da 11 ed entriamo nel foro subito di fianco. In questo modo e tiriamo il filo. E questo sarà, il risultato che avremo ottenuto. Quindi infiliamo nuovamente una rocaille da 11 e la portiamo alla base del filo. Ecco, praticamente ci troveremo con questa lavorazione qui. Ora ripetiamo gli stessi passaggi finché non avremo inserito sull'ago 12 cheops nello stesso modo, quindi 12 cheops che abbiano su 3 rocaille, tra una cheops e l'altra dovrà esserci una rocaille. Quindi ci vediamo non appena abbiamo terminato questa operazione. Quindi uscendo dalla seconda rocaille sopra l'archetto che si è formato sopra una cheops, infiliamo la seguente sequenza: una rocaille da 11, una su per 2 e una rocaille da 11. Ok, dopo averle inserite, entriamo con l'ago nella rocaille centrale dell'archetto subito dopo e tiriamo il filo. Dopodiché entriamo anche nella rocaille subito dopo, ripassiamo qua nella cheops andando in giù. Tiriamo il filo, passiamo anche nella rocaille che c'è al centro, tra una cheops e l'altra, quindi sto semplicemente passando tra le perline, poi farò vedere da dove si esce, e risaliamo nella cheops subito dopo e nelle prime due rocaille, quindi una, i due qui. Allora, praticamente che cosa abbiamo fatto? Siamo usciti dalla seconda di questo archetto, abbiamo inserito rocaille su per due rocaille, siamo entrate anche nella seconda e nella terza dell'archetto subito dopo, siamo scesi nella lavorazione e stiamo uscendo quindi qua. Ripetiamo il passaggio inserendo una rocaille, una, due, una rocaille ed entriamo qui nella seconda perlina dell'archetto subito dopo e tiriamo il filo. Ok, quindi scendiamo anche dentro la rocaille subito dopo, dentro la cheops in questo modo. Anche in questa rocaille qua in mezzo e risaliamo dentro la cheops subito dopo.
ed entriamo anche nelle prime due roccaglie sopra l'archetto. Ora vi faccio vedere magari il risultato fino a questo momento. Ecco, vedete? Abbiamo creato questo, siamo passati qua sotto, siamo rientrati qui e abbiamo creato quest'altro. Sono ancora passata dentro queste perline, vedete? E ora esco da qui. E ripeto ancora una volta insieme a voi, rocaille, super duo, rocaille. Entro qua nella seconda rocaille e tiro il filo. Ora ripasserò in questa rocaille qui, in questa Cheops, in questa rocaille qui, in questa Cheops e uscirò da questa rocaille qui. Quindi facciamo tutto il giro nelle perline e usciamo da qua. Così, se non è chiaro mentre lo faccio, almeno così a voce magari diventa più semplice da capire, perché praticamente dobbiamo mettere a zig zag, uno sì, uno no. E per cominciare a creare appunto l'incastonatura del nostro cristallo. E entriamo anche qui. Ok, continuiamo anche con questa lavorazione fino a terminare praticamente tutto il giro e ad avere appunto le super, una super duo piazzata su ogni paio di Cheops. Ecco qua, alla fine del giro vi troverete con questo risultato, quindi 6 super duo piazzate in questo modo sulla lavorazione. Adesso, per continuare la nostra incastonatura, dobbiamo uscire con un lago, non appena metti a fuoco, dal foro alto. Vai. Insomma, dal foro alto, oggi non c'è collaborazione. Dal foro alto di una delle super due che abbiamo messo e inserire sul lago due rocaille. Scusate, guardo, controllo che siano due davvero. Ah, Margherita, non è vero, sono tre, quindi tre. È un po' che non lo faccio questo ciondolo, in realtà l'ho preparato parecchio tempo fa, quindi devo guardare quelli. Ho qui praticamente uno e due, quelli che ho fatto per controllare di fare i passaggi giusti, perché poi a memoria non me li ricordo. Quindi tre rocaille, un bicono da 4 e altre tre rocaille. Ecco. E vado a entrare nella super duo subito dopo tirando il filo. Così. Ripeto l'operazione. Quindi 3 rocaille, un bicono, 3 rocaille. E dentro qui tiro il filo, ancora 3 rocaille, un bicono e 3 rocaille.
E io vado ad entrare nella duo subito dopo. In modo che, come vedete, la lavorazione comincia a stringersi per creare l'incastonatura. Ripeto ancora, 3 rocaie, un bicono, 3 rocaie e dentro nella duo subito dopo. Ripetiamo. Vi volevo chiedere, ma qual è la vostra tecnica preferita? Quali sono appunto le tecniche che utilizzate? Cioè, la preferirei saperne una. La tecnica che utilizzate di più quando create gioielli, o almeno quella che vi entusiasma di più, che vi diverte di più. Sono curiosa di sapere le vostre preferenze. Per l'ultima volta infiliamo ancora 3 rocaie, un bicono e 3 rocaie. Aiuto. Ed entriamo qui nella prima super duo dalla quale eravamo partiti. Entriamo anche nelle 3 rocaie subito dopo e anche nel bicono, ok, qui, e tiriamo il filo bene 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 bene. In questo modo, come vedrete, si è creata una sorta di piccola cupoletta dove adesso in teoria sì, direi che potremmo anche già andare a piazzare dentro il nostro cristallo. Quindi prendiamo il nostro cristallo, piazziamolo dentro a testa in giù rispetto alla lavorazione che stiamo facendo. Ups, ups, ups. Ok, ora noi stiamo uscendo dal bicono, questo qua, ok? Cosa dovremo fare? Dovremo inserire sul nostro ago 5 rocaie da 11, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ed entrare nel bicono subito dopo, tirando il filo così, e ripetiamo 5 rocaie, e 5, e andiamo nel bicono subito dopo. E tiriamo il filo. Continuiamo in questo modo per tutta la lavorazione. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Ecco quale sarà la lavorazione alla fine del giro. Vi faccio vedere velocemente anche davanti. Questo belti è il filo che dobbiamo tagliare dopo. E praticamente ora, dopo aver inserito le serie da 5, uscite con l'ago dalla terza rocaille di, insomma, uno dei tratti da 5 che avete fatto. Io sto uscendo da qua, inserite nuovamente 5 rocaille. Mi sono fatto un male boia. 5 rocaille e entrate nella terza della serie da 5 subito dopo, cioè qui. Niente, non ci vedo più, non ci vedo più, devo andare a fare una visita oculistica. Quindi qui e tirate il filo. Stavo dicendo che mi sono fatta un male boia perché mi sono infilzata un ago nel dito e via. Nuovamente 5 rocaie sull'ago, vedete che piano piano andiamo a stringere praticamente la lavorazione sul retro. 3 Quindi 5 rocaie ed entriamo ancora qui nella terza rocaie della serie da 5 subito dopo. Forse, se ce la faccio.
qui e tiriamo il filo. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro, inserendo sempre 5 rocaglie da 11 tra una serie di quelle da 11 del giro precedente. Ed ecco qua. Ora con l'ago uscite sempre da una terza rocaille di una delle serie che avete messo nel giro precedente, quindi io sto uscendo da qua, inserisco sul mio ago 3 rocaille, 1, 2 e 3, ed entro nella terza rocaille della serie successiva, quindi qui, e tiro il filo, inserisco nuovamente 3 rocaille da 11. Praticamente adesso qua serve per coprire un po' il retro, insomma, 3, ed entro nella terza della serie subito dopo e tiro il filo, 3 rocaille, e entro nella terza della serie subito dopo, tiro il filo, ancora 3. È un po' ripetitiva questa parte, insomma, finché non andiamo a chiudere il lavoro di incastonatura. Entro qui e tiro il filo ancora una volta, ne infilo 3 e vado ad infilarmi nella terza. Scusate, ma mi si era spenta la telecamera. Comunque dovete terminare il giro così come l'avevo iniziato fino alla fine e uscire dalla terza perlina, dalla seconda perlina di uno degli archetti, insomma, che abbiamo appena creato. Quindi io sto uscendo da qui, inserite sul lago 3 rocaille, oggi non è giornata, proprio non lo è, no 3 rocaille, ed entrate nella terza rocaille dell'archetto subito dopo. Forse questo giro del retro, se ve l'avessi fatto con due colori, sarebbe stato meglio. Quindi mi si crea questa asolina. A questo punto passo anche nelle perline subito dopo e esco dalla seconda rocaille di questo archetto e creo inserisco 3 rocaille da 11 ed entro nella terza rocaille dell'archetto subito dopo e tiro il filo. Ok, passo nelle perline dopo ed esco dalla seconda rocaille dell'archetto da 3 subito dopo, inserisco 3 rocaille ed entro nella seconda dell'archetto da 3 subito dopo che fatica oggi, non lo so perché non vuole andare dritta una. Ok,
in questo modo. Quindi avrete 1, 2, 3 archetti da 3. Passate tra le perline. Forse. Allora, passate tra le perline fino ad uscire dalla seconda rocaille dell'archetto da 3 subito dopo, quindi da qui, passate dentro le perline, uscite da qui. Usciti da questo archetto, inserite sul lago una rocaille ed entrate nella seconda dell'archetto subito dopo. E tirate il filo, inserite un'altra 11 ed entrate nella terza dell'archetto subito dopo e tirate il filo inserite un'altra 11 ed entrate nella terza dell'archetto subito dopo, cioè quella da dove eravate partiti a fare questo giro. Tirate bene, 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 opla, in modo da chiudere la lavorazione. Quindi passate nuovamente all'interno delle perline dell'ultimo giro e trovatevi ad uscire da una qualsiasi delle super duo dal suo foro, quello che dà verso il retro, tipo questo, no? Insomma, da questo foro qui di una super 2. Ci vediamo non appena avete compiuto il passaggio. Ecco, intanto vedete, questa è la parte frontale del nostro cristallo incastonato. Adesso, quindi uscendo da il foro di una super 2, in questo caso sto uscendo da questo, vedete, dal foro che dà sul retro, mi raccomando, non di quello che dà davanti. Teniamo il lavoro così, ok? Vedete, sto uscendo da quel foro lì. Inseriamo sul nostro ago una perla da 6 mm, un bicono da 4 mm, una perla da 6 mm. Ed entriamo nel foro della super duo subito dopo, sempre il foro sul retro, e tiriamo il filo. Ripetiamo il passaggio, quindi perla, bicono, perla, ed entriamo qui nel foro della super duo. Ripetiamo, praticamente gli stessi passaggi andranno ripetuti fino a terminare il giro. Perla, bicono, perla, ed entriamo nella super duo subito dopo. Quindi andiamo avanti in questo modo per altre 3 volte fino a terminare il giro. Ecco fatto, questo sarà il risultato al termine del giro. Adesso è un po' lungo questo ciondolo, me ne rendo conto. Usciamo da una perla, ok? In questo caso esco da qui e inserisco sul mio ago 2 super 2. Entro nella perla subito dopo, nel bicono subito dopo e nella perla subito dopo. E anche in questo spazio inserisco 2 super 2. Quindi le inserisco, entro nella perla, nel bicono,
e anche nella perla subito dopo. Praticamente sto inserendo 2 su per 2 in ogni spazio tra le due perle, quindi saltando poi queste, passando all'interno, andranno inserite ancora 2 qua, passiamo qua dentro, altre 2 qui in mezzo, passiamo qua dentro e altre 2 qua in mezzo, passando ancora qua dentro, le ultime 2 qui al centro. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco più o meno quello che sarà il risultato appunto dopo questo giro. Adesso, uscendo da un bicono, ok, tengo girato così il lavoro sul retro per comodità, uscendo da un bicono inserisco sul mio ago quattro rocaglie da 11, oddio, da 11, se abbiamo usato sempre quelle, non c'è bisogno che io stia a specificare, in ogni modo, quattro rocaglie e entro nel foro della Super Duo subito dopo e tiro il filo. Adesso ci troviamo tra le due Super Duo, inserisco sul mio ago un bicono da 3 ed entro nella Super Duo subito dopo e tiro il filo. Ok? Quindi inserisco nuovamente 3 rocaglie, scusate, 4 rocaglie ed entro nel bicono subito dopo la perla, tirando il filo. Ed avrò praticamente creato, qui c'è il bicono e qui le rocaglie, questa decorazione. Facciamo ancora una volta, quindi sto uscendo dal bicono, inserisco sull'ago 4 rocaglie ed entro nel foro della Super Duo subito dopo e tiro il filo. Inserisco un bicono da 3 ed entro nella duo subito dopo e tiro il filo. Inserisco ancora 4 rocaglie ed entro nel bicono subito dopo, tirando il filo. Quindi facciamo questa operazione fino a terminare tutto il giro della lavorazione. Ci vediamo alla fine. Usciamo col filo subito prima dalle 4 rocaglie, subito prima del bicono da 6. Inseriamo sul nostro ago 4 rocaglie e un bicono da 3. Ed entriamo in questa rocaglia che c'è subito qui in corrispondenza nell'incastonatura col bicono da 6, quindi in questa, con un po' di attenzione perché non sarà semplicissimo ma neanche difficile, facendo attenzione a non sforzare troppo. Ok, e tiriamo il filo. Ok, ora rientriamo nel bicono da 3, solo nel bicono da 3, e tiriamo benissimo il filo. Bene, 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 così. Infiliamo 4 rocaille da 11 e
ed entriamo col nostro ago in queste rocaille, nella super duo, nel bicono da 3, in tutte queste altre perline fino ad uscire da qua. Quindi ho infilato le mie 4 rocaille, entro in queste 4 ok, sono entrata in queste 4, entro anche in tutte queste fino ad uscire da questa rocaille qui. Quindi passo all'interno delle perline e esco appunto dalle 4 rocaille. Ok, quindi noi abbiamo fatto questa costruzione qua con le rocaille e il bicono da 3. Dobbiamo fare la stessa cosa, quindi come all'inizio sto uscendo da queste 4 rocaille, prima del bicono inserisco 4 rocaille, un bicono da 3 e proprio come abbiamo fatto prima andiamo a entrare in questa rocaille qui. Facendo sempre molta attenzione. Ok, quindi rientriamo soltanto nel bicono da 3. Tirando benissimissimissimissimissimo il filo e inseriamo 4 rocaille ed entriamo in queste 4 rocaille qui, nelle super duo con, nella super duo, nel bicono, nella super duo, in queste 4 rocaille fino a uscire qui. Dobbiamo sempre uscire dalla rocaille prima del bicono da 6 per ricominciare praticamente i passaggi che abbiamo compiuto un paio di volte fino ad ora. Quindi rientro in tutte le perline tirando bene il filo, nella super duo, nel bicono, nella super duo, nelle 4 rocaille ed ecco fatto, abbiamo creato anche qui questo gioco. Andiamo avanti in questo stesso identico modo come abbiamo fatto finora fino a terminare tutto il giro. Ecco, praticamente il pendente è terminato, bisogna soltanto fare l'asolina dove poter agganciare appunto un eventuale laccetto, catenella, insomma quello che volete. Io faccio così, vi faccio vedere, così completiamo totalmente il ciondolo. Appena la signorina si decide a mettere a fuoco, dai, quando la tecnologia mi rema contro. Non mi remano contro solo le persone, anche la tecnologia ultimamente. Forse è lui, è il cristallone che mette fuori fuoco. Maledetto. No. Ok, sto qua così finché non metti a fuoco, poi taglierò questo pezzo. Ok, io esco da il cristallo da 3 mm, lo Swarovski da 3 su una punta qualsiasi e inserisco sul mio ago 7 rocaille da 11.
Ok, e dentro con l'ago, sempre nello stesso cristallo, va dalla parte opposta. In this way. And pull the thread. Ok. E si forma l'asolina. Dopodiché passo un po' a caso tra le perline, faccio un paio di nodi, taglio il filo e il ciondolo è terminato. Spero che il tutorial sia stato chiaro, che il risultato finale vi sia piaciuto e ovviamente se lo riproducete mostratemelo perché sarei proprio felice, o sulla mia pagina Facebook o nel mio gruppo Facebook o sul mio profilo personale Facebook, sempre insomma trovate tutte le indicazioni qui sotto, mandatemelo via mail, fate come volete, ma io sarò felicissima appunto di poterlo ammirare. Quindi vi invito ancora una volta a mettere mi piace, iscrivervi al canale e a diffondere nel web questo tutorial. Mi fate veramente un piacere. Vi saluto, ciao e alla prossima!